Per appuntamento su educazione finanziaria, abecedario le parole dell'economia di Beppe Ghisolfi, oggi si parla di capitale. Per iniziare una nuova attività occorre disporre di una somma chiamata capitale. Capitale è anche sinonimo di patrimonio. Il capitale di un'azienda è quello che l'azienda possiede. Ragionamento simile vale per un privato. Se sei proprietario di un appartamento e di un conto corrente attivo, la somma dei due importi determina il tuo capitale. I capitalisti sono coloro che detengono grosse ricchezze, si tratta di un numero molto ridotto di individui o famiglie. La maggior parte delle persone dispone di capitali modesti. Per le famiglie italiane il patrimonio si identifica spesso con la casa. L'80% degli italiani è proprietario della propria abitazione. I capitali si realizzano risparmiando ed investendo. Il risparmio è legato al reddito.